Dopo le dimissioni dell'assessore Raffaella Norcini, che dal 2015 si è occupata di istruzione e cultura, l'amministrazione comunale garantisce il proseguo delle attività estive e anticipa che proprio nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo assessore. Innanzitutto mi sento di ringraziare l'amica Raffaella, la dottoressa Norcini, per l'ottimo lavoro svolto sia nel settore della scuola che della comunicazione che della partecipazione, ha aiutato a rilanciare i quartieri e naturalmente della cultura. Ha operato in maniera intelligente e aperta e anche nel passaggio di consegne che avverrà a breve ha operato con lungimiranza, infatti prima ha organizzato tutti gli eventi estivi che naturalmente continueranno, in modo che chi poi succederà a lei avrà la possibilità di, come dire, di iniziare piano piano già con parte del programma già definito, ecco, in modo che gli eventi possano continuare e chi arriva abbia il tempo per prendere le misure, ecco, passatemi il termine. La persona che la sostituirà sarà una donna, l'abbiamo già identificata, ne stiamo parlando naturalmente in maggioranza così come è corretto fare e a breve potremmo dare il suo nome. Posso solo dire che in ottimi rapporti anche con Raffaella e questo l'aiuterà a partire con il piede giusto. Quindi il messaggio che mi sento di lanciare in sommesi è continuate a partecipare alle numerose iniziative previste per l'estate in città. Naturalmente, come sapete, visto il periodo che stiamo passando, è importante prenotarsi sul sito, sulla pagina Facebook, in modo da partecipare in allegria e in sicurezza. L'estate non ferma i cantieri a Somma Lombardo, proseguono i lavori per rendere la città più bella e più sicura. Adesso in questo momento abbiamo un grosso cantiere ancora attivo in via Murè ed è entro diciamo un mese potrebbe giungere al termine ed è un diciamo qualcosa di molto importante perché oltre all'asfaltatura sono stati rifatti anche i marciapiedi ed è stata aumentata quella che è la percorrenza con pista ciclabile, ciclo pedonale. Per quanto riguarda invece i nuovi cantieri che abbiamo in itinere, abbiamo a brevissimo la partenza di alcune asfaltature, tra le quali una abbastanza importante che è quella che riguarda la rotonda di via Milano. E poi abbiamo un cantiere molto molto importante che avrà il suo svolgimento tra luglio e agosto, che è quello del Porfido in centro. Praticamente la parte diciamo adiacente al castello verrà rifatto questo tratto di appunto di Porfido e sarà un lavoro molto impegnativo che porterà diciamo alla chiusura parziale della strada, perché naturalmente sono lavorazioni molto particolari, per tutto il mese di agosto. Questa cosa la dobbiamo fare sicuramente prima della riapertura delle scuole e dobbiamo avere delle tempistiche certe che possono evitare qualsiasi tipo di disagio per i cittadini. Abbiamo come nostro diciamo filo conduttore quello di innanzitutto creare più sicurezza all'interno delle strade cittadine, di creare accessibilità a tutti e di creare diciamo spazi riservati a quella che è la cosiddetta mobilità dolce. Prima rata della Tari posticipata al 30 settembre. Spiega tutto nei dettagli l'assessore al bilancio e ai tributi di Somma, Barbara Vanni. Anche quest'anno abbiamo deciso di posticipare il pagamento della prima rata della Tari al 30 di settembre, la seconda rata sarà in pagamento al 2 di dicembre. Abbiamo poi previsto una riduzione per le utenze non domestiche, ovvero per imprese e commercianti, in particolare ne cito solo alcuni, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffetterie, uffici, agenzie, studi professionali, cinema, teatri, luoghi di culto, associazioni, autofficine, elettrauti, idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami, negozi di abbigliamento, calzatura, tappeti, antiquariato, librerie, cartolerie, magazzini senza alcuna vendita diretta, attività artigianali e attività industriali con capannoni di produzione. Ricordo che lo sconto Tari sarà direttamente in bolletta, per cui troverete una bolletta della Tari molto più bassa. Prosegue la rassegna Storie di Cortile, imperdibile lo spettacolo in programma il 10 luglio alle 21 al Castello Visconti, all'insegna della buona musica. Here I am, Lord. I'm still walking. E sabato sera, insomma, succederà davvero qualcosa di speciale. È un concerto che è già da giorni sold out. E vedrà la partecipazione di Tom Chacon, cantautore di Durango, Colorado,
cantautore che è stato per ben due volte in copertina sulla rivista specializzata Buscadero. L'ultimo disco, Marigolds and Ghosts, Calendule e Fantasmi, racconta la saga della famiglia di Tom, mamma libanese, papà messicano, quindi canzoni dedicate alla frontiera, al tema dell'immigrazione, all'illusione del sogno americano. E con lui sul palco ci saranno Paolo Ercoli, dobro, mandolino e pedal steel, e Tony Garnier. Tony Garnier dal 1989 ad oggi è il contrabbassista di Bob Dylan e con lui ha fatto più di 3.000 concerti, quindi qualcosa di veramente emozionante vedere questi personaggi suonare insieme. Sono in tour in Italia e arrivano anche al castello, nell'incantevole castello Visconti San Vito di Somma. È un po' la ciliegina di questa collaborazione con l'amministrazione comunale di Somma, col Festival Storia di Cortile, e il concerto io lo vorrei ringraziare per tutto quello che ha fatto in questi anni. Abbiamo fatto davvero un pezzo di strada meraviglioso insieme, Raffaella Norcini, grazie di cuore, e sono triste e dispiaciuto per le sue dimissioni, ma anche soprattutto riconoscente per tutto quello che ha fatto.